Siamo lodati Gesù e Maria. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Questa frase apolittica è tolta dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo e è ad un tempo sia eco fedele e sintesi del messaggio di questa 21ª domenica del tempo ordinario, che è incentrato e culminante nella professione di fede di San Pietro, appunto nella versione dettagliata ed estesa che è riportata dall'Evangelista San Matteo. Nelle parole di Pietro c'è ad un tempo la professione di fede di tutto Israele. Dice anzitutto: tu sei il Cristo, cioè il Messia, l'atteso del popolo eletto. Ciò che anche i migliori, però, tra il popolo dell'antica alleanza non avrebbero mai potuto sognare né immaginare, è confessato da Pietro: tu sei il figlio del Dio vivente, ossia la seconda persona della Santissima Trinità, come diciamo nel Credo, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Tutti i misteri di fede, fratelli e sorelle, che noi professiamo nel Credo, reciteremo tra poco, e in cui si articola la santa fede divina e cattolica, dipendono da questa affermazione di San Pietro, ossia dal riconoscere in Gesù non solo il compimento e l'attuazione di tutte le divine promesse antiche fatte dal Signore nell'Antico Testamento, ma lo stesso Dio fattosi vero uomo per noi, come noi e per la nostra salvezza. Per questa affermazione, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, Simone di Giona, era il suo nome al secolo, diremmo noi oggi, non casualmente chiamato così da Gesù nell'atto di conferirgli il primato, diviene Pietro, cioè la roccia della Chiesa cattolica, la pietra contro cui non possono prevalere le potenze dell'inferno, per quanto la combattano, e colui che ha da Dio in persona il carisma certo e infallibile di verità, per custodire, preservare, difendere, insegnare e anche definire tutto ciò che concerne la santa fede cattolica e la morale. Questo è proprio in sintesi il ministero di Pietro e di tutti i suoi successori. La sua figura, quindi la figura di San Pietro, era in un certo modo alquanto oscuro per la verità, prefigurata dalle profezie di Isaia riportate nel brano della prima lettura, che affermano la futura sostituzione di questo misterioso maggiordomo del palazzo con il mio servo Eliachim, figlio di Chelchia, sulla cui spalla però viene posta la chiave di Davide per aprire e chiudere. Voi sapete che il probabile significato etimologico di Eliachim in ebraico è il Signore Dio si alza, El Yakum, mentre quello di Chelchia è la mia porzione a Yahweh. Quindi capite che nascosto dietro questo misterioso nome ci sono delle chiare allusioni a quella che sarebbe stata la natura e le funzioni del ministero petrino. Ora, è certo, perché la Chiesa ha inserito questa lettura dentro questa liturgia, che questa figura di questo misterioso personaggio deve essere letta appunto in chiave tipologica in relazione con Pietro e il suo peculiare e unico ministero ricevuto da Gesù. Sapete che la teologia dogmatica e il diritto canonico ci insegnano che il potere delle chiavi consegnato a Pietro, penso che tutti abbiate fatto caso che nello stemma del Papa sotto ci sono due chiavi, no? Ce l'avete presenti? Le due chiavi, no? Caratterizzano lo stemma araldico pontificio. Cosa sono queste due chiavi? Rappresentano la potestà di Pietro e dei suoi successori, primo di definire come rivelata una certa dottrina, quindi si apre la porta, no? Aspetto positivo di questo potere, oppure dichiararne qualcuna come erronea, come eretica. Si chiude la porta, si dice: guarda figlio mio, se tu insegni questa cosa o professi questa dottrina, sei fuori della comunione con la Chiesa cattolica. Questo significa essere
diciamo così, eretici. Dietro quindi le immagini dell'aprire e del chiudere, o anche del legare e del sciogliere, dello sciogliere, che sono sinonimi, sono quelli utilizzati da Gesù nel Vangelo, sono misteriosamente contenute queste prerogative, attenzione, immense e proprie a titolo personale di Pietro e dei suoi successori. Ecco, ma la notizia più bella, e concludiamo, e consolante, che dobbiamo trarre da questa pagina davvero bella e focale del Vangelo, e che mai dobbiamo dimenticare, soprattutto in tempi difficili, in tempi di crisi di fede, in tempi di decadenza di costumi, in tempi di apparente difficoltà o persecuzione della Chiesa, o di sue difficoltà per l'incalzare dell'odio dei suoi nemici o dei suoi avversari, o per i problemi che purtroppo a volte il nemico della nostra salvezza suscita al suo interno, la bella notizia è che le potenze degli inferi possono fare la guerra, ma non possono prevalere. Le potenze degli inferi non prevarranno contro la Chiesa fondata sulla roccia di Pietro. Attenzione, sulla Chiesa fondata sulla roccia di Pietro e che con lui rimane in piena comunione. Voi sapete che noi in Italia abbiamo un grande santo, un grande maestro, che era San Giovanni Bosco, e lui insegnava molto semplicemente queste cose. Noi possiamo accettare di parlare e dialogare su tutto, di tutto e con tutti, però per noi cattolici ci sono tre cose che non si toccano, almeno per noi. Qualcuno le può toccare, ma noi no. Quali sono queste tre cose? Su cui non ci sono margini di dialogo, ma solo di doveroso rispetto per chi non crede e la pensa diversamente. Se tu non ci credi, pazienza. Però per noi queste cose non si toccano. Usavo un'immagine, si tratta di tre cose bianche. Sono le tre cose bianche che sono il nostro tesoro preziosissimo come fedeli cattolici. La più grande è l'Eucaristia. La seconda è la Madonna. E la terza è il Papa. Su queste tre cose non si discute, queste tre cose non si toccano. Qualunque pensiero, idea, dottrina, per quanto apparentemente plausibile, che osi solo minimamente inficiare, uno, la nostra fermissima fede nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia e in tutto quello che la Chiesa insegna sull'Eucaristia, secondo, nell'importanza determinante, fondamentale, che ha la Madonna nella vita della Chiesa di ogni fedele, e infine sulla necessità di rimanere sempre e comunque in piena comunione con Pietro e i suoi legittimi successori, qualunque dottrina che insegni altro deve essere da noi fedeli cattolici immediatamente rispedita, perdonatemi, all'inferno da cui sicuramente viene. Perché se siamo portati lontano da una sola di queste tre cose, possiamo stare tranquilli che dietro la gente c'è sempre l'infernale nemico. Voi sapete che Papa Francesco tante volte ci ha ammonito su questa attenzione doverosa. Sapete che hanno detto che è stato il Papa degli ultimi 50 anni che nelle sue omelie, nei suoi discorsi, è stato il più grande citatore, perdonatemi il termine, del diavolo. Lo ha citato tantissime volte, ammonendo i fedeli a guardarsi dalle sue insidie e dalle sue astuzie. Attraverso infatti la distinta e complementare forza e potenza di queste tre cose bianche, la Chiesa naviga anche tra acque tumultuose in tempesta, ma non può essere affondata, solo se rimane legata a queste tre cose. Può certamente uscire malconcia, forse da qualche situazione difficile, ma mai fare naufragio, né essere distrutta. I suoi nemici angelici e umani se ne devono fare una ragione. Tanto per quanto si sforzino, non riusciranno mai a distruggerla, perché il suo Signore ha parlato. Porte inferi non prevalebunt adversum eam. Le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Siano lodati Gesù e Maria.